Alleluia! La fede è la più grande ricchezza che l'essere umano possa avere. La fede è quel contatto con Dio. La fede in Cristo fa scendere la luce nei nostri cuori. Mediante la fede i nostri cuori possono essere liberati dalle tenebre. Giovani che ascoltate, uomini, donne, abbiate la fede in Cristo, perché la fede in Gesù Cristo sposta le montagne. La fede in Gesù Cristo ci dà la forza di vivere la vera vita, non una vita carnale, non una vita materialistica, non una vita nel peccato, ma la fede ci permette di vivere, alleluia, nella luce, nella grazia del Signore, nella benedizione, nella pace. Mediante la fede noi possiamo vedere i buoni frutti che Dio, ascoltate, che il Signore ha preparato per noi. Perché il Signore ha preparato cose grandi, ha preparato delle grandi benedizioni per coloro che credono. Ma noi dobbiamo avere la fede. La fede è un elemento essenziale che non può mancare nelle nostre vite, perché senza la fede siamo perduti. Senza la fede tu sei ancora nel buio. Senza la fede tu non hai la forza di vincere il peccato. Senza la fede tu non hai la forza di sconfiggere il male, di sconfiggere le tentazioni. La Bibbia dice, cari giovani, cari uomini e donne, che la nostra fede in Gesù Cristo è la vittoria che vince il male. Ma se tu non hai fede, tu non hai la vittoria. Se tu non hai la fede, il diavolo ti sconfigge. Se tu non hai la fede, il diavolo ti domina. Se tu non hai la fede, sei perduto. Il peccato ti sta danneggiando, ti sta trascinando. Ma la parola di Dio in questo momento ti esorta ad avere fede. Questa parola che stiamo predicando è la parola della fede. Questa parola che stiamo proclamando produce la fede. Alleluia. Alleluia. Amen. Perché i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole durano in eterno, dice il Signore. Accogli questa parola nel tuo cuore. Lascia che questa parola entri nel tuo cuore. Questa parola vuole illuminare il tuo cuore. Giovane, ragazza, ragazzo, questa parola è la luce che ti può liberare dal buio. Dal buio dove c'è Satana, dove c'è la perdizione. Questa parola è la luce. Gesù Cristo è la luce che scaccerà via le tenebre. Le tenebre se ne andranno quando la luce entrerà dentro di te. Quando tu crederai nel nome del Signore, quando tu crederai nel nome di Gesù Cristo, la luce arriverà nel tuo cuore. E questa gloriosa luce, questa grande luce, libererà la tua anima dal buio, libererà il tuo cuore dal buio, dall'oscurità, dalla perdizione. Perché Dio, ascoltate cari, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui
non si perda ma abbia la vita eterna.